Del futuro di Torino ha parlato oggi l'arcivescovo Cesare Nosiglia nella sua lettera pastorale, scritta tradizionalmente per la festa di San Giovanni e quest'anno coincidente con l'elezione del nuovo sindaco. Tre i punti di impegno indicati dall'arcivescovo: la famiglia, i giovani e i poveri. Un impegno, ha detto Nosiglia, che deve essere sostenuto dalle istituzioni. Sentiamo Paolo Volpato. Per la sua lettera alla città, Nosiglia sceglie una sede laica, il Circolo della Stampa. Parlo a tutti i cittadini, dice, non solo ai credenti. Tre i cardini della lettera: la famiglia, i giovani e i poveri. Tre tematiche unite da un impegno comune, quello della fraternità. Mio fratello è qui, secondo l'insegnamento del Papa e secondo quell'invito alla fraternità che, a partire dalla camminare insieme del Cardinal Pellegrino, è una costante della Chiesa torinese. Nosiglia entra nel merito, tocca il tema delle periferie abbandonate. Da anni, dice, parlo di due città. Parla di quella dignità che va oltre l'eguaglianza formale, ricorda che il compagno di banco che viene da un paese dell'Africa è nostro fratello. Cita con amarezza il tasso della disoccupazione giovanile, 40%, richiama le banche e il sistema creditizio a un ruolo di responsabilità e di crescita comune, critica i mezzi di informazione che trascurano spesso quel bene che viene fatto in silenzio. Una lettera che tocca tutti i problemi della città. Pensa che i temi che lei indica nella lettera troveranno rispondenza nei nuovi assetti politici della città? Ma io me lo auguro, anzi ne sono certo, perché sono tematiche comunque che riguardano ogni cittadino e riguardano soprattutto l'impegno di camminare insieme, di gestire insieme questo momento di passaggio delicato della crisi e anche magari di una nuova amministrazione. Dunque dalla Chiesa torinese un invito a unire le forze, a convergere con ottimismo sui grandi temi che attendono soluzioni, senza provocare spaccature e lacerazioni. È una sconfitta che tocca l'intero partito.